Impiego dei detenuti per le attività lavorative. In Piemonte alcuni esempi virtuosi, ma c'è ancora molta strada da fare. È quanto è emerso nel corso della conferenza stampa sul reinserimento lavorativo dei detenuti che si è svolta il 7 novembre a Palazzo Lascaris, sede dell'Assemblea Legislativa Piemontese. L'evento, organizzato dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, è stato l'occasione per fare il punto sulla situazione piemontese e far conoscere quanto realizzato dal Consorzio Sociale Giotto di Padova, che garantisce lavoro e stipendio a oltre 150 detenuti. Il Piemonte, con 13 istituti, ha al momento oltre 4.000 detenuti. Di questi 4.000, secondo le statistiche ufficiali, 1.050 lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, ma noi sappiamo che la quasi totalità di questi numeri sono persone legate a lavoretti di economia domestica che non hanno nulla a che fare con i tempi, la qualità, le richieste, i risultati di un lavoro vero. La conferenza di oggi serve per porre, usando il modello di Padova e del Consorzio Sociale Giotto, che da oltre 26 anni lavora nelle carceri venete, un modello che ha prodotto grandi risultati nei numeri e nella qualità di intervento. Nel carcere di Padova si gestisce, con il lavoro dei detenuti, il call center delle prenotazioni degli ospedali di Padova. Si fanno le biciclette, le borse, si fanno i panettoni e si fa il catering esterno, ma non con progetti di eccellenza di nicchia, dove si impiegano uno, due, tre detenuti, si impiegano 150 detenuti. Questo fa la differenza e questi numeri ci devono aiutare proprio a capire come il costo sociale del carcere è nella recidiva, cioè nel fallimento del mancato recupero, ma anche nei soldi spesi per una detenzione che finisce per essere fine a se stessa. Le esperienze piemontesi significative ci portano un aiuto, uno stimolo a riflettere, l'esperienza di Padova ci fa misurare i numeri dei risultati. Molti ci chiedono come poter replicare, estendere ad altre carceri italiane, ma ormai, avendo una storia di 27 anni, questo accade anche da più parti del mondo, sia Europa che Nord America che Sud America. Ma io dico semplicemente che la nostra esperienza è un'esperienza di normalità, che basta applicare la Costituzione, le normative, le leggi, gli ordinamenti, i regolamenti che lo Stato italiano si è dato. Ma purtroppo noi abbiamo tantissime cose che non sono applicate, che non vengono applicate. Quindi io punterei tanto sulle persone. Padova perché è riuscita? Non sicuramente per merito della Giotto, per merito mio, per merito degli operatori, per merito di tutti. Io dico sempre, per sentirsi in carcere non occorre andare in carcere, basta guardare lunedì mattina la faccia di certe persone che escono di casa per andare a lavorare. Tu le guardi in faccia, sembra che entrino in carcere. No, stanno andando a lavorare. Allora lasciamo stare gli errori degli altri, applichiamo le normative, evitiamo di parlare alla pancia della gente e ognuno di noi sia il più possibile responsabile nel compito che gli è affidato.